E allora, BCE, il giorno dopo diamo i voti a Christine Lagarde, ovviamente non solo a lei, ma a tutto il board. Eugenio Sartorelli, buongiorno. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. E che voce cupa? Beh, diciamo che come spettatore delle cose molto ben fatte, ovviamente lo sto dicendo con ironia, da parte della BCE, mi viene solo questa voce cupa. Non certo una voce rallegrante. No, allora, qualcosa me lo diceva, cioè, diciamo che quando ho pensato chi chiamo per il commento post BCE, chissà come mai mi è venuto in mente il tuo nome a caratteri cubitali, fermo restando che sei sempre con noi per le dirette, ma insomma non potevo non sentire te. Allora, andiamo subito tranciando a dare un voto a Christine Lagarde al board e poi raccontiamo un po' le tue sensazioni. Ma il voto lo lascio dare ai numeri, quindi tolgo la mia faccia e metto in condivisione lo Va schermo, così bene. lo vediamo direttamente. Ecco, questo è un bellissimo riassunto ricordiamoci che la Banca Centrale Europea ha come fondamentale, ha uno scopo fondamentale, il controllo dell'inflazione, non il benessere del singolo cittadino, il controllo dell'economia. E cercare di tener conto del fatto che c'è una guerra con l'Ucraina. No, quello ci pensano i governi. La BCE hanno stabilito che l'inflazione, se tieni d'occhio l'inflazione, fa il benessere di tante cose, cioè dei vari cittadini, dei vari stati. Bene, iniziamo da Heisenberg, 98-2003. La linea obliqua sarebbe le aspettative anno per anno di inflazione, che ovviamente cresce perché ogni anno devi sommargli quello precedente. La linea nera è quello che come è andata. Poi andiamo a Jean-Claudio Trichet, e linea arancione quello che dovrò fare, linea verde quello come è andata, a parte qualche momento qua intorno al 2008, poi non è andata male. Draghi, beh, Draghi forse probabilmente è stato anche un uomo fortunato, qui addirittura è andato sotto le aspettative. Oh, vediamo non dico, non me la prendo con la gara, vediamo il board, perché Sì. Draghi, Trichet e Heusemer fanno parte di un board, cioè sono a capo di un team. Ecco, mi pare che non c'è bisogno di dare voti. Ecco, direi che se la Lagarde sta sbagliando del 5% col suo board, diamogli meno 5 come voto, dai. Meno Sotto 5 zero. addirittura. E Sì, ma beh, è un fallimento. sotto zero proprio di tanto. E beh, cosa possiamo fare? Cioè, noi qui purtroppo fanno anche gli struzzi, quelli della BCE, ma quelli delle banche centrali. Cioè, Ecco, ma questi infatti fanno. ti stavo dicendo, Eugenio, perdonami, ma a Powell che voto dai? Cioè, giusto per mettere a confronto, anche se sono due situazioni diverse, però perché adesso hai esteso il ragionamento alle banche centrali, a Powell che voto dai? E allora, non avendo un grafico paragonabile, devo andare un po' a No, sì, memoria con i così, dati. A esatto. Powell gli darei, se è meno 5 la Lagarde, a Powell gli diamo da 0 a 10, 3, 4 gli diamo. Vabbè, però siamo Insufficiente, insufficienti, però ma sopra lo zero. sopra lo zero. Va bene, no, no, era solo una curiosità. Torniamo a parlare di Christine Lagarde, assolutamente della Banca Centrale Sì, Europea. Meno 5 allora. del suo team proprio, cioè, perché è qui, dobbiamo ricordarci che sui libri di economia c'è scritto una cosa chiara, che se tu aumenti la massa monetaria oltre una certa quantità, di solito una banca centrale deve perlomeno produrre una massa monetaria proporzionale all'aumento del PIL e magari anche qualcosina in più se vogliamo dare qualche stimolo. Ma quando tu produci una grande massa di liquidità, non puoi pensare che non arrivi un po' di inflazione. È inutile che la raccontino, ma c'è la guerra in Ucraina. Aspetta un attimo, l'inflazione è iniziata a partire in America in primavera dello scorso anno, in Europa più fortemente in autunno. Non c'era guerra in Ucraina. Quindi No, no. questi sono effetti anche della massa di liquidità enorme che è stata messa, che è stata era giusto metterla, ma forse andava governata in maniera un po' diversa. E soprattutto non bisognava fare gli struzzi con i primi avvisaglie dell'inflazione, perché quando Powell, a ottobre dello scorso anno, spinto dalla Yellen, ha fatto marcia indietro e ha detto ci siamo sbagliati, perché prima l'ha detto la Yellen e poi l'ha detto Powell, Lagarde e soci continuavano a dire che invece era tutto sotto controllo. Ecco, ricordandosi che la colpa, diciamo che ci sono i cicli economici e tu come banca centrale puoi spingere e accelerare
accelerare la velocità di un ciclo economico. Ricordiamo che il ciclo economico precedente è stato il più lungo della storia degli Stati Uniti, il più lungo, perché ha fatto un minimo a giugno, me ne vado a memoria, giugno 2009, picco febbraio 2020, minimo aprile-maggio 2020, quindi è stato un ribasso velocissimo. Questo ciclo probabilmente sarà molto breve. Perché sarà molto breve? È perché le banche centrali hanno fatto una cosa che non aveva mai fatto neanche nel 2008, nel 2009, la BCE anche nel 2011-2012. E poi pensano che intervengono in quel modo, ah ma non succede niente, c'è la guerra in Ucraina. No, non c'è la guerra in Ucraina. Tutto quello che c'era scritto nei libri di economia, che è basato sulla storia dell'economia, da Giulio Cesare, anzi dai greci in poi, dagli egizi in poi, hanno fatto gli studi e hanno visto queste cose, perché quello dell'espansione monetaria lo faceva il faraone, lo faceva Giulio Cesare, lo facevano nel Medioevo, lo Sì. facevano i signori del Rinascimento. Niente di nuovo niente di Senti, nuovo. no, ma infatti abbiamo Lo facevano discusso, tutti. certo, abbiamo discusso mai finire sulla parola transitorio, no? Perché appunto adesso sembra quasi che ci siamo dimenticati, che sembra quasi che la guerra sia in corso da 2 anni, ma invece di inflazione abbiamo cominciato a parlare a metà dell'anno scorso e soprattutto io, diciamo, non solo io, ci mancherebbe perché non sono l'unica a averla detta, però insomma anche in tempi non sospetti mi sono sentita di dire in più occasioni che a mio parere l'inflazione sarebbe stata il vero problema del 2022 senza nemmeno sapere che sarebbe poi scoppiato il conflitto in Ucraina. È ovvio che quindi il problema dell'inflazione era già sentito perché voglio dire adesso non per come dire, limitare le mie conoscenze, però se sono arrivata io a dire una cosa del genere immagino che fosse ben sentito, no? Il problema Eugenio, l'hai confermato anche Sì, ma vi faccio vedere un altro, anzi tu. no, se, guardate, questi sono i prezzi alla produzione. Guardate su base annua dell'Eurozona, giugno 2021, più 10%, ma come potevano immaginare che non arrivasse una parte di quel 10% delle aziende al consumatore? Un'azienda non può Certo. incamerare tutto dentro di sé, beh, adesso siamo su valori enormi, 37,2, ma 10, uno deve immaginare che un'azienda magari non scarica il 10, ma almeno il 4-5 te lo deve scaricare sul consumatore e non può rimetterci un'azienda, cioè non può metterci lei i soldi di un Certo, aumento, una certo. parte lo scarica sul consumatore. Poi, e allora la BCE, tutto tranquillo, luglio 12,4, agosto 13,5, settembre 16, ottobre 21, e questi facevano finta di niente, ma che voto gli possiamo dare? Ma anche all'ufficio studi, perché o la Lagarde o l'ufficio studi sono bravi e gli danno i dati giusti alla Lagarde e faceva finta di non vederli, oppure quelli dell'ufficio studi della BCE vanno tutti rimandati a scuola e devono assumere tutto il personale nuovo, perché questo, cioè, non è che bisogna avere delle conoscenze approfondite di economia per capire che se i prezzi alla produzione sono così elevati, poi arriva l'inflazione al consumo. È solo questione di tempo. Arriva. Allora, ti faccio una domanda che mi hanno posto, Eugenio, con spread BTP alle stelle. Ecco, ti chiedo anche la tua visione, insomma, adesso sul controllo di spread BTP, cosa potrebbe succedere? Ora si rischia che l'indebitamento degli stati bruci tutto il lavoro fatto? No, questo penso di no, perché credo che dal cilindro della Banca Centrale e dell'Unione Europea arrivi sempre qualche modo per tenere sotto controllo il debito. Però per quanto riguarda lo spread, ricordiamoci una cosa, Cioè, vediamo quindi tu dici se riesco. che non c'è problema sul debito fronte debito pubblico, dovrebbe, cioè, insomma, si presume che si tenga sotto controllo. Non si tiene sotto controllo, però consideriamo che la nazione che ha più grossi problemi, in Debito realtà, che pubblico? sarebbe la Grecia, la Sì? seconda è E l'Italia. se, infatti stiamo dicendo, sto dicendo, poi siamo noi in realtà dopo la Grecia, Esatto, gli certo. arrivano 223 miliardi, vado a memoria, adesso sto cercando Sì, lo sì. spread. Ecco, quindi anche se ne spendono la metà, se la metà vanno in mazzette, mettiamola così, e in clientelismi politici, e la metà invece finiscono bene, è un piano di ammodernamento dell'Italia che quindi farà, perché il debito va misurato rispetto al PIL, che farà probabilmente crescere il PIL per i prossimi anni. Quindi se questa grande liquidità che arriva verrà spesa, non tutta bene, ma perlomeno la metà bene, per l'Italia ci sarà
ci saranno degli effetti decisamente positivi. Però il timore è che non vengano spese bene questi io soldi. di fatto ho detto 50%, Esatto, ho già messo che il no, no. 50% vanno in stupidate, vanno appunto, nel famoso 120, 150, 180%, che l'Europa giustamente se la fa, si Sì. fa bene Quindi arrabbiarsi. diciamo che il dubbio si insinua proprio lì, cioè sul fatto che non si possano mettere a frutto decentemente i soldi che arrivano fondamentalmente. Quello è il problema generale. Invece, per quanto riguarda lo spread, io Sì. sono positivo e vi spiego perché. Ok. Intanto, questi sono dati giornalieri. Io mi preoccuperei se va a 300 punti base, cioè il 3%. C'è da dire, lo spread cos'è? È un differenziale BTP rispetto al Bund. Il Bund non è che non stia crescendo. Adesso ve lo faccio vedere. Guardate qua sotto, questo è il Bund. Il rendimento del Bund che è all'1,4, quasi 1,5 rispetto al T-note. È vero che è la metà del T-note, ma lo vedete anche voi che la rapidità di crescita è assolutamente paragonata a quello del T-note. Sto parlando del Bund, non del BTP, del Bund. E questo malgrado la politica della banca centrale, cioè guardate, qui questo il rialzo è da fine 2021 e la banca centrale europea è in espansione ancora fino a tutto questo mese, non è come la banca centrale americana che aveva cambiato. Quindi il Bund sta un po' bruciando le tappe. Qual è la motivazione? La motivazione è che la Germania è la prima nazione. Non è vero che è l'Italia che è quella che, anche se i nostri politici piangono, non è l'Italia quella che ha i più grossi problemi per la questione ucraina, è la Germania che è quella che compra più gas dalla Russia, che è il primo partner commerciale europeo della Russia e dell'Ucraina. Quindi è la prima economia pesantemente influenzata dalla guerra in Ucraina, è la Germania. Quindi che cosa fa la Germania? Ha un debito pubblico basso? Lo alza, lo Certo. sta già facendo. E se il debito pubblico della Germania si alza, cosa vuoi che succeda al rendimento del Bund tedesco? Se continuano a Beh, immettere sul mercato Bund, si si alza alza il certamente, rendimento. E cosa certamente. succede se l'Italia invece lo alza meno, che lo spread va sotto controllo. Quindi io sono positivo perché la Germania sarà meno Ecco, virtuosa. infatti stavo dicendo, sei positivo grazie alla Germania, fondamentalmente, a Certo, quello che perché la farà la Germania ha Germania. bisogno di aumentare il debito, non può fare diversamente e probabilmente non aumenterà più dell'Italia, se lo può permettere però, perché Certo. quando c'era la possibilità che l'economia andava bene di ridurre il debito. L'ha fatto, ricordo che l'ha fatto il Portogallo e non sto parlando della Germania, l'ha fatto il Portogallo. L'Italia non si sa come mai non può farlo, poverini, c'è sempre da qualcuno aiutare. L'ha fatto il Portogallo. Cos'è l'economia portoghese? È molto più avanzata di quella italiana? Non credo proprio. E diciamo che abbiamo sicuramente una classe politica che è molto attenta ai clienti e poco attenta al futuro, alle generazioni future. Ragiona a 6 mesi, massimo 12 mesi, non oltre. E Ecco, certo. invece in Portogallo hanno ragionato per i prossimi 4-5 anni. No, vabbè, ma da noi, ma anzi, quant'è che hai detto che ragioniamo 6 mesi? 6 mesi, Ma 12 mesi. Beh, sono ottimista, insomma. infatti, guarda, oggi mi sento più critica di te, anche se appunto poi dopo in realtà l'hai detto con vena ottimistica, ma insomma, a volte invece sappiamo molto bene come il nostro problema sia agire nelle emergenze, quindi trovare solo dei tamponi, no? E mettere delle pezze qua e là. Ma proprio perché abbiamo dei problemi strutturali di base legati al debito pubblico alto, eccetera, eccetera, e quello è il problema è che è un circolo vizioso. Va bene, torniamo su, ti ridò la parola, insomma, vai, Eugenio. Sì, no, sul debito pubblico in realtà basterebbe far crescere il PIL. Se il PIL Ah, crescesse proporzionalmente all'aumento del debito, il debito non aumenta. Tutto beh. E lo so, ma lì. adesso però le stime sono a ribasso. Quello è il problema. C'è da dire che tutti gli investimenti che si stanno facendo in Italia, per il denaro che vede l'Europa, ci vuole un po' di tempo perché vadano a regime. Però lo vedete anche voi. Metà Italia è un cantiere. Stanno ammodernando le strade. Stanno modernando molti, molti edifici pubblici, le scuole, si stanno rivedendo tutti i ponti, le ferrovie. Ci vorrà tempo, però i porti, ci vorrà tempo, ma credo che poi gli effetti ci saranno. Ci saranno, non immediati, tanto l'Europa non è che ci chiede di rientrare quest'anno, al limite lo chiederà dopo, dalla seconda metà del 2024. No, Quindi, certo, ecco, quindi abbiamo tempo perché questi investimenti diano i loro frutti e io sono sicuro che daranno i loro frutti. Sono sicuro perché è una quantità di denaro che non rivedranno
le prossime due o tre generazioni probabilmente non rivedranno una quantità di denaro così massiccia che arriva in poco tempo. È chiaro che l'Europa ci chiede però, non è che ti do i soldi, Dobbiamo devi ridarli però noi farmi questi vedere soldi. lavoro, darti soldi. Tu fammi vedere cosa fai, Sì, diventa ma proprio dei soldi, così, no? in più, insomma, parte di questi soldi, ricordiamo, sono prestiti, quindi poi oltre Una parte sono prestiti a dover agevolati, poi, rispettare, sì, certo, ovviamente a sì. tassi molto bassi. Però d'accordo Eugenio, però appunto partiamo da un discorso un po' penalizzante rispetto alla struttura del nostro paese, poi abbiamo i tempi che per ora insomma ci stanno rimandando una fotografia molto lenta, anzi un film molto lento perché purtroppo in Italia sappiamo anche bene che molte cose sono rallentate da burocrazie eccetera eccetera, in più dobbiamo rispettare i tempi, in più dobbiamo fare tutto, quindi senza andare fuori tempo massimo, in più poi dovremo ridare parte di questi soldi, cioè ovviamente sono quelli a prestito. Insomma, anch'io voglio essere ottimista e credo che riusciremo a mettere a frutto questa enorme possibilità. Diciamo che a oggi è ancora un po' lontano l'orizzonte finale. Sì, faccio vedere un'altra cosa a proposito di quello che stai dicendo. Faccio vedere i credit default swap, Sì. quindi quanto aumenta il rischio di default. Ecco, guardate 6 mesi, senza guardare gli stati, vedete che sono tutti in aumento? Tutti in aumento. E per l'Italia, purtroppo, c'è stato un notevole aumento, però meno della Polonia, perché la Polonia è vicino all'Ucraina. Cioè, tutto sommato, l'aumento dei default swap che c'è stato per l'Italia, tutto sommato è contenuto, visto il grosso aumento dei rendimenti generali e l'aumento dello spread. Quindi Sì. questo mi fa pensare, ecco, giusto per dire, e lo dico ai sovranisti, guardate la Turchia. Il valore, lo dico, la Turchia, che è uno stato sovrano, che ha una banca centrale sovrana, che ha un denaro sovrano, che ha anche un sultano, fa tutto rima. Però guardate la Turchia, guardate come messo i default swap della Turchia valgono 5 volte quelli dell'Italia. Ecco, quindi l'Italia vale così, tra virgolette, poco perché c'è una BCE e perché siamo all'interno dell'Eurozona. Comunque, tutto sommato, i CDS. Guardate, anche il Portogallo sono aumentati di più, la Spagna sono aumentati di più. Questo ci dice che forse anche perché c'è Draghi, l'Italia non è vista così male, perché diversamente sarebbero aumentati di più. Questo è aggiornato a ieri, quindi sono aggiornati proprio freschi freschi. Questo ci dice che la visione dell'Italia non è malvagia. Certo, gli si dà il tempo per vedere che tutti questi soldi vengano spesi bene, o buona parte di questi soldi, però non c'è sfiducia, non posso dire c'è fiducia, ma non c'è sfiducia. Diversamente, questo più 120 dei CDS che è accaduto alla Polonia perché è vicino all'Ucraina, questo poteva essere più per l'Italia, magari non Certo. 120, ma Ma 70-80. Quindi senti, sono abbastanza sì. fiducioso. Diciamo che non c'è sfiducia, leghiamolo anche alla figura di Draghi. Draghi però non è eterno, ovviamente mi riferisco alla sua permanenza a Palazzo Chigi. Le cose potrebbero cambiare adesso, vabbè, andiamo un attimino oltre, ma poi torniamo a oggi. Ma insomma, potrebbero cambiare con il cambio di guardia a Palazzo Chigi? Beh, sicuramente peggioreranno perché i politici italiani non hanno grosso rispetto mediamente. Cioè, ci sono una serie di politici che hanno Gentiloni, per esempio, che è stato chiamato in Europa. C'è una serie di politici che vengono ritenuti rispettabili, ma la classe politica in genere italiana viene ritenuta un po' un giallo bifronte, perché prima cerca di fare delle riforme, poi torna indietro, poi si smentisce continuamente. Non ha una linea precisa. Non ha la linea precisa, che è frutto anche della frammentazione politica. Ricordo che gli Stati Uniti sono arrivati a due partiti, quasi tre ogni tanto, ma hanno 200 e quanti anni? 250 anni di democrazia. Hanno avuto anche loro il periodo in cui avevano tanti partiti, 5, 6, 7. C'è stato il periodo, credo, a cavallo tra l'800 e il 900, hanno avuto più partiti. Sono arrivati con due. Col sistema maggioritario, perché? Perché è meglio avere chi comanda anche se prende una minoranza di voti, ma almeno per quei 4-5 anni decide lui e poi vincerà la posizione e decide lui. Invece da noi c'è questa frammentarietà politica, frammentarietà di decisioni e quindi si è continuamente in balia di decisioni mai definitive.
E questo ce lo fa pagare l'Europa. Ok, allora Eugenio, per andare verso le conclusioni, ma non posso non chiederti intanto di dirci, magari sempre attraverso le tue condivisioni, cosa ti aspetti dai mercati? Adesso, vabbè, oggi ovviamente è il giorno dopo la BCE, quindi chiude la settimana, insomma, cosa ti aspetti dai mercati dalla settimana prossima? E, Sì. vabbè, un accenno come sempre al Bitcoin, insomma, che cosa... Previsioni, tue previsioni sul Bitcoin, io ti do Sì. la domanda generica, poi ovviamente sta a te dirci, darci qualche indicazione più precisa. Ma intanto i due grandi sconfitti di ieri sono soprattutto l'euro-dollaro, lo vedete qua in alto, che ha avuto una discesa, Eh sì. cioè veramente, tra l'altro, guardate, prima rompe i massimi e poi torna indietro, alla faccia che i mercati hanno una logica, non sempre i mercati hanno una logica. E anche il Bund che è sceso notevolmente, ma questo ci poteva stare. E secondo me i mercati azionari, tutto sommato, è una correzione che ci può stare, secondo me si fermerà probabilmente già da lunedì e si aspetterà la Fed. Tutto si fermerà su base della Ok. Fed. Se vogliamo vedere invece Beh, il dato con dell'inflazione poi oggi appunto americana che Ah, già ci certamente guiderà, quello. è certo. Ricordiamoci, tanto più l'inflazione è elevata, tanto più agirà la Fed, tanto invece sarà sotto le attese, tanto meno. E anche i dati economici. Tanto peggio saranno i dati economici sull'economia americana, tanto meno la Fed agirà. Bisogna ragionare alla rovescia, eh. Ragionate Ah alla beh, rovescia, perché certo. la finanza non è economia, la finanza è liquidità. Quindi tutto ciò che porta a più liquidità piace alla finanza e Certo, viceversa. E l'economia certo, non conta quasi più niente, basta, è finito quel tempo. Poi ritornerà, ma con la liquidità che c'è ancora in giro, no. Quello che volevo far vedere è l'oro. L'oro è tutto sommato, non va da nessuna parte, quindi fase di risk neutral per loro, non, cioè non, gli ha fatto solletico quello che è successo ieri. Anche loro, secondo me, aspetta un po' la Fed. Petrolio, anche lui è lì fermo. Secondo me, anche qui si aspettano decisioni della Fed. Vi faccio vedere anche il CRB Index. Il CRB Index è legato all'inflazione, che rimane comunque in trend rialzista. In trend rialzista, vedremo per quanto dura. Io non credo che anche questo trend rialzista delle commodities durerà. Quindi, quello che mi aspetto, ripeto, una melina per tutti i mercati fino a mercoledì ore 20, 20 e 30, in cui parla l'oracolo di tutti i mercati, cioè la Fed, perché tutto quello che stanno aspettando. Per quanto riguarda invece il Bitcoin, devo dire prova di maturità, perché malgrado la discesa, questi sono dati giornalieri, malgrado la discesa dei mercati USA, il Bitcoin tutto sommato tra ieri e oggi non sta facendo quasi niente, questi sono dati giornalieri. È lì, è ancora sui supporti intorno a 30.000. Tu E purtroppo ci ha abituato a scimmiottare quello che fa il mercato americano, cioè Nasdaq ed S&P 500. Quindi, se poi non piaceranno le parole della Fed, temo che anche il nostro Bitcoin e Ethereum di conseguenza andrà verso una correzione. Non è sempre così, ma da parecchi mesi è così e non c'è motivo per cui cambi in questo momento. Per cui credo che il Bitcoin è ancora in balia del mercato americano. Però, ripeto, rispetto alla correzione che ha fatto ieri e anche stamattina l'S&P, mi sembra che stia tenendo meglio. Ok, ma guarda, mi viene in mente così, che dici? Ci sentiamo per la diretta della Fed? Sai che noi la seguiamo ovviamente mercoledì prossimo, dopo ovviamente ci sentiamo, però così per capire se queste premesse poi, cioè come queste premesse verranno declinate? Accetti l'invito? Per la sera dici? Sì. Dico di sì, ma devo verificare proprio. Sì, La diciamo tua sì. agenda, ma sì, vabbè, era anche un modo No, per volentieri. chiudere, però ovviamente non ci stiamo mettendo d'accordo io e Eugenio per andare a cena insieme, ma per la Fed, come sapete, la seguiremo insomma in diretta, perché poi, ecco, no, per arrivare alle cose serie. Intanto se vuoi togliere la condivisione, Eugenio, Sì. quindi abbiamo, insomma, l'evento della BCE era ed è di fatto uno degli eventi finanziari più importanti del momento, ma la Fed andrà, come dire, a completare il tutto. Certo, no, la differenza è che la BCE lo fa in orari comodi, tra virgolette, la Fed lo fa in orari comodi per gli americani, ma per noi che abbiamo un altro fuso orario sono orari un po' Vabbè, meno. però ci prendiamo un aperitivo insieme virtuale mentre ascoltiamo le considerazioni del board appunto di Jerome Powell. Va bene, ma a parte questo, tanto Eugenio ci sentiamo sempre in diretta, Certo. vediamo se ci sarà occasione anche di farlo in occasione della Fed. Grazie Eugenio Sartorelli, buona giornata e a presto sulle fonti TV. Grazie Manuela, buona giornata a Buona tutti. giornata.